Siamo sempre a col convegno di storia 2018 dal titolo Genova e l'economia del ponte. Il prossimo relatore è Maurizio Cerchiara, commissione tra diritto pubblico e diritto privato. Sì, sì, uguale. Passo la parola a Ettore Lembo. Darò una biografia molto, molto breve. Abbiamo un avvocato esperto di diritto comunitario. Dico bene, avvocato? Giustissimo. Perfetto. Allora, buonasera a tutti, sono l'avvocato Maurizio Cerchiara e questo intervento sul ponte di Genova è molto importante perché mi consente di dire, di riesprimere un concetto che ho già detto in altre conferenze che riguarda la materia giuridica, ma non solo, e cioè che con il passare del tempo, mentre nelle università si studia la differenza tra diritto pubblico e diritto privato, è stato così per un secolo in tutte le università. Negli ultimi decenni, l'ultimo ventennio, questi due concetti sono stati frammischiati tra di loro e questo ha consentito praticamente tutta una serie di effetti di carattere giuridico, economico e sociale. Un vero e proprio disastro, perché quella differenza, il diritto pubblico e gli enti pubblici si interessano della tutela del pubblico interesse, il privato ha la facoltà invece di interessarsi delle proprie attività, per i propri guadagni, era basilare non soltanto sul piano giuridico, ma anche sul piano sociale, economico e, se mi è consentito, anche spirituale. Purtroppo la modernizzazione, la globalizzazione, tutte queste, l'ascesa al potere della finanza internazionale, che cosa hanno comportato? Che sono stati confusi questi due generi. Oggi la impresa privata si occupa del pubblico, l'impresa pubblica agisce tramite il privato. Un esempio per cui l'impresa pubblica agisce tramite il privato? Gli enti pubblici che gestiscono le case in house sottraggono spazio ai professionisti veri e praticamente gestiscono pubblicamente un qualche cosa che dovrebbe rimanere privato. L'esempio più chiaro con il quale praticamente il mondo privato si è impossessato della materia pubblica, del diritto pubblico, del destino pubblico delle nazioni, della sovranità delle Stato, la Comunità Europea. La Comunità Europea è un ente pubblico, emette provvedimenti pubblici, però siccome ha una gestione, un'organizzazione che non consente ai cittadini degli Stati membri in maniera democratica di intervenire, è gestita da interessi privati, è gestita da interessi finanziari. Questa commissione tra diritto pubblico e diritto privato è evidente nel caso di Genova, in cui praticamente invece che l'ente pubblico che deve costruire si richiede a una società privata, la quale però è in commissione con l'ente pubblico, perché c'è una serie di commissioni tra il pubblico e il privato che riguardano l'aspetto economico, contrattuale e via discorrendo. Ecco, io concludo così. Se non si metterà mano nel mondo giuridicamente a ricomporre questa linea di distinzione netta tra diritto pubblico e diritto privato, ci ritroveremo con guai sociali senza che cresceranno a dismisura. Grazie, buonasera a tutti. Grazie, un aspetto effettivamente che è quello legale, che non avevamo considerato, per cui ringrazio l'avvocato di questa illustrazione che ci ha fatto. Grazie a voi.